Diciamo da vai, Enzo vai. Bucchioni, buon pomeriggio. Ciao Enzo, ben trovato. Ben ritrovati a voi, ciao a tutti, un grande piacere, ciao ciao. Oggi ho in vostro onore ho messo una cravatta viola. Grazie, lei è molto buona, ma non so, dipende poi dal look complessivo, il colore del vestito. No, c'è la camicia bianca, la cravatta viola ci sta bene. E il vestito grigio qua, no. Grigio, è grigio oggi, aspetta che noi ci arriviamo, dai. Allora, andiamo a presentare gli altri ospiti, dai. Sì, c'è anche Leonardo Petri di Lady Radio, buon ciao, pomeriggio, Leonardo. Ben ritrovato. Ciao a tutti, buon pomeriggio, ciao Enzo. Ciao, ciao Leo. Sei scatenato, sei scatenato. Va bene, dai, poi ci sono ancora, c'è lui, è proprio sì, lui. Sì, c'è anche Furio Valcareggi. Ciao Furio, ben buon trovato. Pomeriggio. Grazie, no, mi fa tanto, ma sono di troppo io, Bucchio. E Petri mi eliminano, dai, vado in panchina. Perché vai in panchina? Vado a raccogliere quello che lasciano loro. No, non sono all'altezza. Non si lascia nulla qua, si mette dentro gli ultimi 10 minuti. Furio, grande Furio, vai a colpire l'uomo più critico della storia fiorentina. Aspetta l'uomo... che arriviamo. Petri numero uno nelle grandi infamate. Petri. Ah, bene, cominciamo bene. Io invece sono un povero grullarello viola scuro che faccia cazzotti con tutti. Ora no, poi no. Si è perso a Venezia. Lo sapevo. Vabbè, dai. Ormai sono vecchio. Sono abituato a tutto. Allora, infatti, guardate, al 3318200013 subito Massimo scrive, ad esempio, ne prendo uno, commisso ha creato l'assio nei confronti di Dusan, ha gestito malissimo la comunicazione, ora ne paga le conseguenze. Enzo Bucchioni. Beh, questa è una considerazione assolutamente condivisibile, sta nei fatti, è successo questo, c'è poco da dire, ma sappiamo com'è fatto il presidente commisso, tutto il bene che uno gli possa avere, ha questa istintività, cioè un istintivo di natura, uno che se gli dà uno schiaffo e cerca di ridartelo, magari cerca di dartene due, fa parte del personaggio. Quindi lui tradito, si è sentito tradito da Vlahovic senza riflessione, senza quello che avrebbe suggerito l'essere un dirigente importante, presidente di una squadra di Serie A importante, è andato giù diritto per la sua strada. Dire il ragazzo mi ha tradito, lo metto sul mercato, e tutto quello che sappiamo. E questo come strategia comunicativa è indubbiamente un errore. Guardate cosa sta facendo il Milan, guardate cosa ha fatto l'anno scorso, per fare un parallelo. Donnarumma non ha rinnovato, addirittura peggio, è andato via gratis. Avete mai sentito dire durante la stagione qualcosa che potesse incrinare? No, perché? Ma perché non lo fanno? Mica perché sono più belli, sono più furbi, sono più gentili nei confronti dei giocatori, perché certe situazioni diventano un po' un autogol se non le gestisci, perché la piazza si scatena, perché perdi la stabilità della squadra che si innervosisce, crei un malumore all'interno dello spogliatoio e certe cose vanno evitate. Ecco, siccome Rocco è così, una volta che Rocco ha detto certe cose, bisognerebbe avere dei contrappesi. Invece la società purtroppo ha messo altri carichi in tutti questi 15 giorni di stop alla nazionale, non è stato altro che incentivare la comunicazione e avviare la comunicazione verso questo obiettivo che era Vlahovic, cioè dagli a Vlahovic. E secondo me bisogna smettere, cioè, siccome l'errore ormai è stato fatto e siccome conosciamo Rocco, per recuperare questa vicenda bisogna che adesso arrivino i pompieri, tanto quella situazione Vlahovic ormai è consolidata, lo sappiamo, anche perché non hai alternative, cioè questa squadra va innanzitutto continuata ad accompagnare in questa sua crescita che ci sarà, sta lavorando serenamente e bisogna recuperare il rapporto con i tifosi, fargli capire che quella posizione lì non crea danni a Vlahovic, va a Vlahovic, se ne frega, a Vlahovic lui fra qualche mese va via, va a guadagnare 7 milioni di euro e se ne frega, qui vai a fare un danno alla Fiorentina, bisogna che arrivino i pompieri ora della società, riallacino il rapporto con le curve, se ci sono, visto anche ieri sera Gio Barone è andato sotto la curva a applaudire i tifosi, e facciano capire anche a quelli che faticano a capire che bisogna smettere, che il bene primario non è la squadra, è la squadra, è la Fiorentina. Sono d'accordo. Furio Valcareggi, vengo da te. Ma io di fronte a queste banalità divento matto, cioè si accusa commisso di dire la verità. Ma quanto mai giornalisti cari, amici miei? Oh, scusa, banalità non lo dire, Furio,
e le banali, Manzo, le banalità le dici te. Hai detto bene, no, calma, se pigli una labbrata te la può rendere, ma è normale il volerla rendere alla labbrata, non prenderla, stare zitto, è normale cercare di renderla alla labbrata, questo nel mondo comune, nel mondo, se te pigli una labbrata non cerchi di renderla, commesso no. Commesse un anno e mezzo e cerca di far firmare sto Vlahovic che non vuol firmare. Però Furio, quello che dice Furio, quello che dice Enzo, secondo me non hai capito nulla come al solito. Secondo me non hai capito nulla come al solito. Stupido. Oh, non hai un amico te a Firenze. Non no, ho capito nulla, buono, io buono, te buono, ti insegno. No, ma avevamo iniziato bene. No, ragazzi, per favore, dai, Furio, avevamo iniziato bene, ma perché dobbiamo andare a ridirmi così che non capisco niente? Sei uno. Vabbè, basta, finiamola qua, finiamola qua. Ma sei di fuori? Sì, dai, no, però ragazzi, mi abbassi le linee, perché sennò qua veramente facciamo una cosa che non sta in cielo né in terra. Se ci dobbiamo confrontare bene, altrimenti lasciamo stare. Ragazzi, con grande calma, io non so chi è rimasto, Petri, io ci sono. Però ragazzi, stiamo calmi, cioè io credo che ci si possa confrontare in maniera un po' più tranquilla, altrimenti lasciamo stare, spegniamo tutto e andiamo avanti. Allora, proviamo un attimo a ricomporci. Stanno continuando a discutere. Vabbè, allora, Leonardo, andiamo avanti con andiamo te. Un po' te con te, perché l'intento era tutt'altro, se dobbiamo litigare tra di noi. Io sono il più incendiario, però vedi, alla fine sono l'unico. No, aiutaci, come il più incendiario? È curiosa questa cosa. Io che porto equilibrio è curiosa. Dai, aspetta, no, che abbiamo ripreso Enzo. Aspetta, abbiamo ripreso Enzo. Scusa, dai, guarda, calma, io sono una persona, siccome una persona civile, io a certi livelli non ci voglio scendere, quindi vi saluto. Grazie, è stato un piacere. Aspetta, Enzo, adesso ricomponiamo la cosa, dai, tranquillamente. Furio, vediamo un attimo di riprenderlo dopo. Però io dico una cosa, invece di. Cioè, cerchiamo di confrontarci e far capire chi non conosce Firenze quello che sta succedendo, perché così non rimane una cosa tra di noi, non va bene. Ecco, questo è un confronto che sia il più civile possibile, dai, per cortesia. Allora, dai, chi è rimasto per capire? Leonardo c'è, Andrea Giannattasio c'è, Enzo c'è ancora? Enzo non c'è, vabbè. Furio ci sei? Però così non ne veniamo a capo. Dai, vabbè, allora dai, non ci sono gli altri due, andiamo avanti con Petri e Andrea, dai. Allora, no, dicevo.